Bene, buonasera a tutti, bentrovati per questo ultimo incontro sul nostro percorso della storia, dell'urbanistica, della città. Questa sera l'argomento è un po' più denso, un po' più pregnante di anche spunti teorici, perché nel Rinascimento veramente ci sono i primi grandi trattatisti dell'urbanistica. È proprio il Rinascimento, questo momento magico della risveglio della cultura tra 4 e 500, parte dall'Italia, ricordiamoci il Rinascimento, e diventerà un fenomeno europeo, ma partendo dal nostro paese, che è la culla di questo recupero della storia dell'antichità. Rinasce lo spirito di emulazione dell'antichità, rinasce la idealità del mondo antico visto come un mondo perfetto da riproporre. A livello teorico, il grande risveglio dell'arte porta con sé anche un interesse nuovo per la città. E allora avremo i primi teorici dell'urbanistica. Se nei percorsi precedenti abbiamo visto fatti più pragmatici, legati a un fatto di funzionalità dell'organizzazione cittadina, qui veramente cominciano ad esserci i primi grandi urbanisti che pensano, da un punto di vista proprio concettuale, quello che può essere la città nelle sue forme migliori, nelle sue forme più, come dire, rappresentative e in questo senso anche ideali. Dovremmo allora fare qualche nome per trovare quello che è il percorso dei primi grandi urbanisti del Rinascimento. Non possiamo dimenticare Leon Battista Alberti, che è stato un grande trattatista in tanti settori del percorso artistico del Rinascimento. Fiorentino di famiglia che probabilmente veniva anche da Genova, comunque una grossa personalità che teorizza nei suoi trattati le caratteristiche di avere la città. Secondo personaggio di grande interesse, Francesco Di Giorgio Martini, un altro grosso studioso della teoria urbanistica della città ideale del Rinascimento. E poi dovremmo nominare personaggi che sicuramente ricordiamo: Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi. Per arrivare a ultimo a quello che è stato Francesco Averulino, detto il Filarete, e da ultimo, poi proprio in fine di secolo del Cinquecento, anche Cattaneo. Tutti questi personaggi hanno veramente meditato, riflettuto, hanno teorizzato quello che doveva essere l'aspetto di una città funzionale, moderna, soprattutto anche sensibile alle nuove esigenze della difesa militare. E in questo senso sapranno produrre qualcosa di molto significativo. Allora cominciamo il nostro percorso. Ma il nostro percorso sulla città ideale ci porta proprio a riflettere su qualcosa di terribilmente vicino a noi. Il borgo di Castiglione Olona, che visiteremo nella prossima primavera, sicuramente qualcuno di voi l'ha già visitato in proprio, non è una cosa così eccezionale, però faremo un percorso magari guidato per leggere in modo più approfondito le caratteristiche di questo piccolo borgo. Castiglione Olona è un borgo interessante perché nasce per volontà di un vero principe rinascimentale. Il cardinale Branda Castiglioni, che appartiene alla famiglia dei Castiglioni, signori tra Mozzate fino a Venegono, erano praticamente tutte le terre del feudo dei Castiglioni, che decide, l'uomo abituato a frequentare la corte romana, in un momento tragico della storia del cattolicesimo, siamo negli anni del concilio di Costanza e Basilea, che doveva ricucire il famoso scisma, il papa di Avignone e il papa romano, questo scandalo di due papi contemporaneamente. Uomo coltissimo, tra l'altro, fornito di quella che era una grande cultura dell'umanesimo italiano e anche europeo, Branda Castiglione chiama artisti della Toscana, questo è sicuro. Chiama artisti della Toscana per costruire in questo piccolo borgo, sulle sponde del fiume Olona, nel territorio che appartiene al feudo di famiglia, una città che ha non ancora le caratteristiche complessive di una città ideale, ma alcuni edifici che vogliono essere la risposta a una emergenza di entità urbanistiche dentro il territorio di questo piccolo borgo, che siano, come dire, idealmente rappresentative di tutto quello che deve esserci una città per il suo ordinato funzionamento. Qui vedete una piantina di Castiglione Olona, tanto per familiarizzare, si arriva dalla Varesina da questa strada. Qui c'è il castello di Monteruzzo, di cui parleremo magari in un momento diverso, perché è costruzione molto più tarda, che c'entra poco con il momento quattrocentesco. Castiglione Olona vuol dire prima metà del 1400. Si entra poi nel borgo attraverso un arco, perché c'è proprio una muratura che chiude il borgo nel centro storico. Si arriva in quella che oggi è la piazza Garibaldi, e qui troviamo la famosa chiesa di Villa. Poi vedremo delle illustrazioni più dettagliate. Si sale lunga salita che va alla cosiddetta Collegiata. Collegiata, che è la chiesa più importante di Castiglione. Poi, tornando in paese, si vede il Palazzo Branda, dove il cardinale abitava, e poi tutta una serie di edifici di servizi,
che creavano una piccola corte in questo piccolo borgo del Rinascimento lombardo. Sapete che la indicazione turistica invece, come dire, in qualche modo fraseggia quella che è la situazione di indicazione dicendo borgo di Toscana in Lombardia. Pare che sia un'invenzione di Gabriele D'Annunzio e di Ugo Ietti, che grandi esperti di quella che chiameremo il marketing, la pubblicità, riconoscono tracce di questa cultura rinascimentale toscana trapiantata proprio brutalmente, o anche direi bellamente, proprio qui nel borghi della Toscana, della Lombardia, e quindi veramente una città rappresentativa di un certo spirito di quella che è la cultura rinascimentale. Ecco alcuni scorci di Castiglione: il centro storico, in alto la collegiata, e poi alcuni scorci di alcuni cortili di Castiglione. Questo ad esempio è Palazzo Clerici, con il suo ingresso, quello che poi questo cortile porticato con tutta questa architettura che proprio rimanda a quello che è il classicismo ideale del Rinascimento italiano. Interessantissimo anche lo scorcio sull'Olona, è stato un po' rimodellato questa zona dei mulini. Vi posso garantire che in certe giornate di primavera sembra essere veramente in Toscana, con questo fiume non così sporco ancora a monte, di quella che è il corso dell'Olona, con questo ponte sicuramente ancora di alcuni secoli fa, con questo scorcio del paesaggio che veramente sembra di essere trasportati magistralmente fuori da quello che è il nostro territorio varesino. Ecco, qui vedete alcuni scorci. La collegiata è costruita probabilmente su quella che era una vecchia fortificazione già di origine romana longobarda, e proprio in un torrione, questo, il famoso battistero. Sapete che tutti gli affreschi di Castiglione sono dati a Masolino da Panicale, che è il maestro di Masaccio, che è il grande iniziatore della pittura rinascimentale toscana. Masolino da Panicale viene da Panicale, un piccolissimo borgo bellissimo vicino al lago Trasimeno. E qui vedete un interno di quello che è il battistero affrescato da Masolino da Panicale, con la famosa prospettiva molto, come dire, studiata geometricamente del battesimo, del banchetto di Erode e il battesimo di Cristo. E questa è la collegiata di Castiglione. Chiesa modellata ancora su elementi tardogotici, ma con un grosso rinvestimento e rinnovamento di stampo appunto anche rinascimentale. Diventa la chiesa madre di Castiglione, dove officiava appunto il cardinale Branda, che è sepolto in collegiata. Dentro un grande sarcofago scolpito c'è appunto il mecenate di questo piccolo borgo della Lombardia. La chiesa di Villa, già mostrata l'anno scorso nei nostri incontri sull'arte rinascimentale. Questo è l'interno della chiesa di Villa, dove la muratura è sagomata da quelle che sono le nervature in pietra arenaria che segna quelli che sono gli archi dell'abside, il circolo su cui si imposta la cupola. Se la confrontiamo con Brunelleschi qualche anno dopo a Firenze, vedete che c'è veramente lo stesso tipo di impostazione architettonica. Sono decenni che gli studiosi stanno dicendo chi è l'architetto di questa chiesa, che assomiglia tantissimo alle chiese rinascimentali fiorentine, e senza aver trovato ancora un nome si dice un maestro seguace di Brunelleschi, sicuramente uno che ha visto qualche cosa del Rinascimento lombardo, del Rinascimento toscano trapiantato in Lombardia. Ecco perché il cardinale Branda, che frequentava la corte pontificia romana, che passa per la Toscana ed è in frequentazioni con gli umanisti toscani, uomo colto, sicuramente porta anche qui in Lombardia la novità di questa nuova arte rinascimentale. E tutto il borgo di Castiglione è nient'altro che un piccolo tentativo di urbanizzare questo piccolo borgo secondo uno schema appunto che rimanda ai criteri del Rinascimento. Ancora Palazzo Branda, con questa loggetta, sembra quasi di essere in certi ambienti senesi della Toscana. Questi sono gli interni di Palazzo Branda, manipolati poi anche in epoche successive. Questo è un cammino cinquecentesco che ha niente a che fare con il Rinascimento, ma penso sappiate che nella stanza da letto del cardinale i famosi affreschi con questi putti virtuosi con dei cartigli attorno alle piante, come se fosse un giardino, una camera aperta su un giardino, ecco, veramente rimanda a quello che è l'architettura e la decorazione del migliore Rinascimento anche in questa parte della Lombardia. E ci spostiamo veramente in Toscana, che è la patria del Rinascimento. La veduta del borgo di Pienza, altro tentativo, altro esercizio di urbanistica rinascimentale.
Vale la pena ricordare che le città costruite sulla sommità della collina hanno una forma o ellittica o vagamente, come dire, a forma di cerchio, per il discorso che abbiamo fatto la volta passata. E se guardiamo quella che è la pianta del borgo di Pienza, vediamo che anche qui è stato fatto questo tipo di ragionamento. Non tutto il borgo è frutto di un intervento urbanistico meditato. Qui parliamo di Bernardo Rossellino, che è un seguace di Don Battista Alberti, quindi un uomo che conosce il Rinascimento toscano. Diciamo che l'intervento più significativo viene svolto attorno alla piazza principale di Pienza, che è questa, dove viene fatto il Duomo, che loro chiamano cattedrale, il Palazzo Piccolomini, che è la dimora della famiglia Piccolomini, feudataria di questo luogo. Sapete che il mecenate, in questo caso, che chiama appunto Bernardo Rossellino, è il cardinale Enea Silvio Piccolomini, che poi diventerà Papa Pio II. Quindi in questa terra che appartiene alla famiglia fa anche lui, come dire, il gioco della sperimentazione di quelli che sono i edifici del pieno Rinascimento. E come un po' per Castiglione, in questa zona centrale del borgo, noi vediamo gli edifici caratteristici di questa città studiata, meditata, progettata: la cattedrale, il palazzo signorile, il cosiddetto borgo, il palazzo pretorio, palazzo Borgia, che è questo numero 3, perché all'epoca il cardinale Borgia, che è in ascesa nella sua carriera, diventerà poi il famoso Alessandro VI, che tutti quanti in qualche modo ricordiamo. Ecco, un particolare dello studio urbanistico della piazza di Pienza: il Duomo, Palazzo Borgia, il Palazzo Pretorio e il grande Palazzo Piccolomini. Palazzo Piccolomini, basta andare a Firenze, troveremmo che corrisponde a certe architetture del Rinascimento fiorentino più maturo e più caratteristico. Quindi in queste città, come dire, non tutto il tessuto urbano è frutto di un intervento urbanistico meditato su tutto quanto il borgo, ma l'artista e l'architetto in questo caso si concentra in particolare su quelli che sono gli elementi simboli di questa città, che viene però progettata ex novo in questo territorio della famiglia Piccolomini. E qualche scorcio. Penso, ricordiate che questa piazzetta così ancora perfettamente conservata, tra l'altro molte volte serve da set cinematografico, perché non avendo elementi che disturbano, ma perfettamente equilibrata, eccolo qua, Palazzo Piccolomini, può ricordare le case da nobile della Firenze del 400, il Palazzo Borgia, la facciata del Duomo, e sono veramente ancora conservati perfettamente con questa scacchiera della piazza di Pienza, che veramente ci fa, come dire, trasportare idealmente in quello che era il momento più fulgido del Rinascimento italiano. Lontanissima dalla terra toscana, siamo a ridosso di Forlì, Città del Sole, 1546, Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana, fortifica con questo modello di città progettata appunto dagli architetti Medici per volontà del Granduca di Toscana, alle estreme propaggini orientali del Granducato di Toscana. Da Città del Sole pochi chilometri si arriva a Forlì, quindi siamo sulla Riviera Romagnola, essendo un punto, un baluardo da fortificare nei confini del Ducato Toscano, viene costruito questo borgo piccolo, significativo, questo è un disegno dell'epoca con i famosi bastioni. È importante ricordare che molte di queste città vengono costruite anche da un punto di vista della fortificazione militare con le mura bastionate, perché bisogna resistere alle armi da fuoco, che sono la nuova grande invenzione. Allora vi ricorderete, forse ne abbiamo già parlato, che il bastione serve perché c'è il terrapieno dietro le mura che può essere da ammortizzatore di quelli che sono i colpi d'artiglieria, e questi cosiddetti bastioni pentagonali permettevano il puntamento delle armi in diverse direzioni rispetto alle mura quadrate di una semplice città come ad esempio Castelfranco, quella che abbiamo visto nell'epoca medievale. Non aspettatevi una grande metropoli, piccolo borgo, soprattutto in funzione militare. Questa è la realtà oggi di Città del Sole. Siamo in provincia appunto di Forlì. Come sempre però notiamo alcuni elementi urbanistici che sono diventati una vera e propria canone fisso: la piazza, il palazzo, la chiesa e poi quello che è il piccolo borgo. Si riesce a intravedere il profilo delle mura che prima abbiamo visto più marcatamente segnate dentro quella pianta del disegno cinquecentesco. Ecco, questo è proprio il bastione. E poi andiamo a un luogo che dovrebbe essere fresco nella memoria di tutti quanti, perché è stato anche oggetto di una nostra uscita con le nostre gite domenicali, Sabbioneta.
Sabbioneta, vi ricordo, è il frutto della mente di un uomo colto, anche se militarmente molto impegnato, il principe Vespasiano Gonzaga Colonna, che chiama artisti di grande interesse, di grande levatura, per progettare la sua piccola capitale. Questa veduta aerea ci dice come sia compatto e sia ordinato, secondo uno schema sostanzialmente reticolare, quando Vespasiano decide di fare questa città ex novo appunto nella campagna, siamo tra Mantova e Parma, proprio nella più ampia pianura padana. Qui ci soffermiamo un po' più a lungo perché è una città modello di quelle che sono le città ideali del Rinascimento e quindi abbiamo più immagini proprio per riflettere ampiamente su questa pianta. Una pianta dalle forme irregolari, vagamente pentagonali, con dei grandi speroni dovuti ai bastioni, che sono delle vere e proprie difese militari, e poi il reticolato ortogonale delle strade. Se vi ricordate, si girava per Sabbioneta proprio isolato per isolato, tutto quanto raccolto in questa maglia reticolare. Ecco, da questa foto aerea, dove in giallo è segnato il profilo delle mura bastionate di Sabbioneta, vi ricordo che ci sono le due porte, Porta Imperiale e Porta Vittoria. Potremmo veramente quasi idealmente ripercorrere il nostro itinerario della gita. Il pullman si fermano qui, abbiamo il Palazzo Giardino, la famosa Galleria degli Antichi, questa lunga manica che si vede qui in centro alla città, poi si va verso Piazza Ducale, che è questa, il Palazzo Ducale, quella che si chiama il Duomo di Sabbioneta, che in realtà è la chiesa parrocchiale dell'Assunta, e poi in questo isolato, proprio in questa posizione, troveremmo il Teatro Olimpico di Sabbioneta, realizzazione di Vincenzo Scamozzi, allievo di Palladio, che interviene proprio a Sabbioneta per completare appunto questa emergenza di nuova impianto rinascimentale, che è appunto il Teatro Olimpico, modellato su quel modello che è il primitivo, appunto l'Olimpico di Palladio Vicenza. E qui qualche scorcio della città che avevamo visitato. La Galleria degli Antichi, qua, con questo lungo corridore, ve lo ricordate, tutto esternamente in mattone, il Duomo, che è poi la parrocchiale dell'Assunta, la Piazza Ducale con il Palazzo Ducale di Sabbioneta, la dimora di Vespasiano, quando tornava nella sua capitale, avendo combattuto in tutta Europa per gli spagnoli, però aveva sempre a cuore la sua capitale nella pianura padana. E poi lo stupendo, questa foto dall'alto, Teatro Olimpico dello Scamozzi, che proprio è la miniatura di quell'Olimpico di Palladio che abbiamo visto appunto a Vicenza. Purtroppo, se vi ricordate, siamo transiti davanti alla chiesa dell'Incoronata, che non era aperta, che è la chiesa mausoleo. Dentro questo enorme torrione ottagonale, sempre per volontà di Vespasiano Gonzaga, verranno messe le tombe dei familiari del principe, che sono ancora oggi conservate appunto in questa chiesa. Una delle città più interessanti da un punto di vista urbanistico in quello che è stato il percorso della città ideale del Rinascimento è il caso di Ferrara. Ferrara che si presta a delle riflessioni veramente, come dire, esemplificative di quello che è stata la teorizzazione di una città rinascimentale. Qui voi vedete una pianta sommaria della città, il corso di quello che è il vecchio fiume Po di Volano, che poi è stato, per motivi in epoche ancora più antiche, è stato spostato, perché sapete che c'è stato tutto un rimodellamento di quello che è il territorio verso la foce del Po. Quindi Ferrara, che è vicina al Po, però si è allontanata da quello che è l'asta principale del fiume, quindi è solo una diramazione laterale di questo grande fiume che appunto bagna la pianura padana. E qui vediamo tre momenti qualificanti della storia di Ferrara. Questa verde è la Ferrara antica, allungata, e il particolare non fa giustizia, ma poi si vedrà meglio, da questa intricatissima maglia di vicoli e vicolette, altro che città ordinata, razionale, con le strade ben organizzate. Questa è la Ferrara medievale. Avremo un primo tentativo nel 1450, il duca Borso I d'Este farà un ampliamento verso sud della città, costruita su un asse stradale principale che dà un po' di rigore geometrico a questo nuovo quartiere. Ma il pezzo forte di Ferrara è quella che si chiama nella storia dell'urbanistica l'addizione erculea, perché il duca di Ferrara, Ercole I d'Este, decide di raddoppiare quella che è il tessuto della sua capitale. È una dinastia ormai consolidata, piuttosto ricca, sono mecenati di arte anche loro a grandissimo livello, grandi nomi passano nella Ferrara del Cinquecento, appunto nei cantieri estensi, e vedete che quello che viene fuori è veramente una addizione, un'aggiunta
quasi un raddoppio di quella che è l'estensione di Ferrara rispetto a quello che era il perimetro iniziale. Cosa interessante, che quindi si ribalta un po' come nel caso milanese, poi lo vedremo nel dettaglio, il castello Estense, che una volta era addossato alle mura della vecchia Ferrara, raddoppiando la città, diventa il perno urbanistico della Ferrara nuova. E vedete come, qui si vede un po' meglio, intricatissimi questi vicoletti medievali, sono tutte quante case in cotto, siamo in piena pianura, sembra proprio di sera con qualche lampioncino la città delle cospirazioni, la città dei grandi, come dire, sovvenimenti rivoluzionari da carbonari, mentre nella parte nuova due grandi assi viari che creano un vero e proprio incrocio, anche se non è tutto urbanizzato, qui la famosa zona della Certosa rimane ancora molto verde, è un intero quartiere non del tutto costruito, perché anche Ercole ha dovuto fermarsi di fronte alle grandi ingenti spese di questo raddoppio della capitale, però vedete come tutto quanto il territorio di questa addizione cosiddetta arculea veramente si modella sui grandi assi viari, con uno schema viario veramente più ordinato e più funzionale rispetto alla Babele dei vicoletti del centro medievale. Qui vediamo il gioco ormai fatto, la vecchia Ferrara in colore verde, la prima aggiunta di Borso e la grande addizione arculea che Ercole I d'Este vuole per la sua capitale, cingendo tutto quanto il perimetro della nuova capitale del Ducato Estense con delle nuove mura che chiudono appunto per difesa della città. Queste foto, questo è proprio il corso Ercole I, forse qui riconoscete il Palazzo Diamanti, che è una delle grandi sedi delle esposizioni ferraresi. A questo nome lo si capisce subito dal bugnato fatto in pietra bianca con queste forme proprio a diamante, che danno un senso di grande chiaroscuro a quello che è il movimento della facciata. Però quello che mi interessa qui più che Palazzo Diamanti, che è sicuramente un'architettura interessante, sono i grandi rettilini delle strade nuove che vengono formate. Guardate com'è proprio una vera e propria fucilata a baionetta questo rettilineo del corso che si intravede in fondo poi quello che è il Castello Estense. E vedete che queste prospettive urbane creano veramente dei grandi spazi scenografici per dare respiro, per dare in qualche modo una dimensione più ordinata e più vivibile a una città, non i famosi vicoli medievali tutti quanti intricati dove veramente ci si perde a ogni cantonata. Due emergenze significative di Ferrara, il famoso castello Estense che vi ho detto con l'operazione dell'addizione arculea diventa il centro, un po' come il castello di Milano, perché avete visto le volte passate, quelle piante del Milano del passato, il castello di Milano addossato alle mura della Milano antica, che poi diventa centro sostanzialmente, insieme a Piazza Duomo, il polo religioso e il polo civile di una Milano oramai molto estesa, molto ampliata, quindi con questa espansione della città verso la campagna. E a Ferrara è successa la stessa cosa. Quello che prima era fortificazione addossata alla cinta, raddoppiando la città, diventa il nucleo centrale, perché sapete benissimo che Castello Estense è proprio di fianco alla piazza del Duomo di Ferrara, costruzione romanica antichissima con questa facciata bianca di marmo, che sono veramente le due emergenze proprio urbanistiche più rilevanti del centro di Ferrara. E qui in questa ultima pianta di Ferrara vediamo di nuovo quello che è l'effetto finale, oramai tutto quanto amalgamato in una nuova rete della città rifondata. La parte vecchia, il castello Estense e la cosiddetta addizione arculea, che è questo grande quartiere creato appunto su questi due assi stradali che a forma di croce a 90 gradi creano quelle che sono le direttrici principali appunto della nuova quartiere della città. Questo è Palazzo Diamanti, tanto per capirci, quindi questo è il corso Ercole I d'Este. Anche i trattatisti del Rinascimento, tutti quelli che abbiamo nominato, quindi va bene l'Alberti, va bene Filarete, va bene anche Francesco di Giorgio Martini, dibattono a lungo nei loro trattati se è meglio la forma quadrata o la forma stellare. E qualcuno propende per la forma stellare, che nasce sostanzialmente da un elemento che può richiamare il cerchio, perché il cerchio ha un fascino particolare nella trattatistica anche della geometria rinascimentale. Ci era messo anche fra Giocondo Pacioli, che era un po' il teorico del Rinascimento da un punto di vista matematico, che diventa poi il capofila di quelli che sono appunto questi studi dell'urbanistica rinascimentale. E qui vediamo Palmanova. Palmanova è una città ex novo, creata dai veneziani nella pianura friulana, siamo tra
tra Udine e la costa dove c'è Aquileia e Grado, ed è diventata una grande fortificazione appunto a 9 punte di stella, doveva scoraggiare i tentativi di invasione sul fronte orientale di quelli che potevano essere i nemici della Repubblica di Venezia. Città che, per quanto se ne sa, non ha mai subito nessun tipo di assedio. Tanto era il timore che suscitava in coloro che eventualmente avessero voluto assediarla. Città molto ben fortificata, la struttura è veramente singolare perché si parte da questa piazza che è una piazza esagonale e le strade a raggiera, quindi il famoso dibattito città quadrata, città a schema circolare radiale. Partono tutte queste strade da quella che è appunto la piazza centrale e vedete appunto quello che è il tessuto urbanistico, molto ben evidenziato anche il percorso delle mura con i bastioni, ancora abbastanza ben conservati. Oggi Palmanova è patrimonio dell'UNESCO, tanto per tutelare questo sito particolarmente originale nella sua forma urbanistica, e quindi è una città veramente di grande suggestione. Tre sono le porte che escono, una va verso Udine, una verso Aquileia e una verso Grado. Non ci sono altre possibilità perché quando le porte sono chiuse, veramente il centro rimane sigillato dentro la sua fortificazione. Dall'alto è sempre molto suggestiva, questa è una foto aerea da Google, appunto della mappa di Palmanova, e questi sono i vecchi disegni quando Palmanova viene progettata. Ci lavora un architetto veneziano che è al servizio della Repubblica, il Savorgnan, interverranno poi, per quanto riguarda il Duomo, invece personaggi di maggior rilievo appunto per l'architettura religiosa. E qui vedete come c'è una perfetta corrispondenza tra ciò che è stato teorizzato a livello di progetto e ciò che è stato realizzato poi nella concretezza appunto del tessuto urbanistico di questa città. Qualche scorcio appunto, ecco, questa è la piazza di Palmanova, questo anche loro chiamano il Duomo, in realtà è l'unica chiesa importante che c'è in tutta Palmanova, i portici che, come dire, recingono parte della piazza e poi uno scorcio appunto della piazza esagonale. Qui vedete di nuovo il Duomo e poi i vari edifici. I veneziani avevano particolare cura nel mantenimento di Palmanova, una città veramente creata dal niente per la difesa di Venezia, e anche oggi, pur essendo spogliata della vivacità di un tempo, forse qualcuno sa che Palmanova una volta aveva metà popolazione civile e metà popolazione di militari, era piena di caserme, era una delle grandi piazzaforti militari verso il confine, come dire, sospetto, il confine pericoloso del nostro paese, quindi il confine orientale ai tempi della Guerra Fredda. Oggi è una tranquillissima città di provincia dove la vitalità di un tempo è venuta un po' meno perché, come dire, non c'è più tutto quell'indotto dovuto appunto alla presenza di grandi contingenti militari, però sicuramente una città molto vivace anche culturalmente, un sacco di manifestazioni si fanno sempre durante tutto l'anno appunto a Palmanova. Di Palmanova vi porto qui le foto di due porte, delle 3 porte che chiudono appunto la città, e vedete come i cosiddetti terrapieni dei bastioni proprio sono a ridosso delle mura per creare quell'effetto di ammortizzamento di quello che potevano essere i colpi di artiglieria. Tutto questo è stato studiato, progettato a tavolino perché è frutto veramente di una mente che sa organizzare il territorio da un punto di vista urbanistico senza la casualità di tanti quartieri cittadini che in molte città invece sono stati creati così secondo il bisogno del momento, ma senza una pianificazione che sta alla base di un grande progetto. L'urbanistica oltre il Rinascimento. Voi sapete che è il punto debole, ogni tanto ci ritorno, quindi perdonerete la insistenza del mio modo di tornare sempre su Torino. Questa è la famosa Torino del Cinquecento, quando Emanuele Filiberto prende in mano questa specie di villaggio. Io ho sempre detto significativo confronto, Torino 11.000 abitanti, primo Cinquecento, Milano superava i 200.000. E vediamo che su questa maglia romana anche i Savoia realizzeranno 3 grandi ampliamenti. Non è tutta una città progettata, ma diciamo che sono degli ingrandimenti della città che nascono da una pianificazione urbanistica di architetti che hanno pensato in modo intelligente, razionale e scientifico l'ingrandimento della città stessa. Per ogni piantina durante i 3 sviluppi metto in evidenza quelli che sono i monumenti più significativi. Sulla vecchia Torino d'impianto ancora romano, la famosa Porta Palatina, che era la porta dell'Augusta Taurinorum antica, che è questa. Questo pallino rosso è il famoso Palazzo Madama, il vecchio castello centro della città, che è poi questo. Qui vedete proprio come era addossato le mura romana. Vi ricordo che le 2 torri davanti sono nient'altro che le torri equivalenti di quella della Porta Palatina e di quella che si chiamava la Porta da Po o Porta Fibellona. Quindi veramente una Torino ancora molto molto compatta. Anche Torino ha avuto i suoi sviluppi. Prima
primo ampliamento, questa è sempre Piazza Castello, tanto per orizzontarci, verrà fatto verso sud e siamo ai tempi appunto di Carlo Emanuele I. Il nucleo centrale di questo ampliamento urbanistico è la Piazza San Carlo, che vediamo qui nella pianta e qui nella foto. Forse vi ricordate, ci eravamo proprio anche dato uno sguardo mentre giravamo per Torino anche a questo aspetto della città. Quindi primo ampliamento verso sud. Intanto compare anche la fortificazione, quella che è la cittadella di Torino, di cui oggi rimane solo il marchio, che è questa parte qui, il resto è scomparso perché la città poi ha inglobato tutte queste fortificazioni militari. Primo ampliamento di Torino e prosegue. Siamo ai tempi di Carlo Emanuele II. Questo era il primo ampliamento, la città si espande verso il Po. Ecco allora il rettifilo obliquo di quello che è la via Po attuale, qui l'avete nella foto, e poi avete, come sempre, e questo allora mi sembra che diventa un canone fisso per ogni progettazione urbanistica, un grande asso viario con una piazza che fa da perno a quello che è il quartiere nuovo che si ingrandisce. Quindi strada e piazza diventano due elementi inscindibili per ogni ingrandimento di una città. Dicevamo via Po, questa è la piazza Carlina che qui vedete in pianta e qui invece vedete in foto. Questa è una parte di Torino che forse anche nelle nostre uscite non abbiamo mai visto perché è un po', come dire, decentrata rispetto al centro di Piazza Castello. Secondo ampliamento di Torino. E qui poi torniamo a una cosa che è sicuramente anche nella vostra memoria una giornata epica da un punto di vista atmosferico, che fu veramente un'impresa incredibile. Tutto sommato, anche Venaria Reale nel suo centro antico è il tentativo di una città veramente ex novo, progettata in funzione della reggia di Venaria, che è qui fuori dal centro abitato, ma tutto il borgo è veramente qualcosa che è stato pianificato, è stato pensato, è stato teorizzato come veramente una città che sia in funzione di quella che era la corte ducale che appunto abitava la reggia. Questa foto fa intendere quella che è la vecchia Venaria con gli ampliamenti della nuova Venaria e poi siamo già in periferia di Torino perché tutto va ormai molto congestionato e molto ravvicinato. Però i particolari di quelle che sono, come dire, alcuni scorci della città fanno vedere che c'è veramente una marca precisa anche da un punto di vista architettonico. Ecco qui la piazza dell'Annunziata, che è questa, corrisponde poi a questa. Qui vedete questi scorci particolari. Dalla piazza si va sempre per la via Maestra fino in fondo alla reggia, che sconfina poi nei giardini che sono stati ripristinati. Se ripartiamo dalla via Maestra qui, vediamo che proprio c'è un percorso lineare, come un vero e proprio, anche qui, rettifilo molto ben costruito da un punto di vista prospettico, che ha un suo ampliamento, un vero e proprio polmone urbanistico nella piazza e finirà poi nella piazza davanti appunto a quella che è la reggia di Venaria. Questa è un'altra delle famose stampe del Teatrum Sabaudie, vi fa vedere una Venaria come era stata progettata. La chiesa esiste, l'ospedale anche se non è mai stata fatta questa cupola. E qui vedete la reggia seicentesca che non corrisponde perfettamente a quella che è la reggia di oggi perché poi Uvarra e altri architetti, sapete, sono intervenuti modificando un po' tutto quello che è stato l'impianto di questa città. E da questo dipinto, che è conservato appunto a Torino, si vede quella che era il progetto iniziale trasformato in dipinto su quello che era proprio, come dire, la pianta urbanisticamente pensata per Venaria. Allora vediamo che veramente è frutto di un intervento meditato, frutto di una pianificazione architettonica urbanistica davvero molto efficace e molto precisa. Questo praticamente sarebbe l'ingresso della città che oggi è scomparso perché la città si è ingrandita. Questa è la via Maestra cosiddetta, che finisce proprio prospetticamente su quello che era il cortile dell'orologio, quindi la reggia di Venaria. Questa è la parte che è stata demolita dove è intervenuto Uvarra, e poi tutte quelle che sono le abitazioni, la zona residenziale appunto di questo piccolo borgo che appunto viveva in funzione della corte ducale che si spostava periodicamente per le grandi cacce alla Venaria. Quindi anche qui abbiamo un intervento, siamo già sicuramente molto oltre il Rinascimento, però vediamo come la teorizzazione del Rinascimento della città che viene progettata dai grandi maestri dell'architettura rinascimentale ha avuto uno strascico profondo nel corso dei secoli per cominciare a pensare la città non in modo casuale ma sempre in funzione di qualche cosa che doveva essere, che doveva rispecchiare quelli che erano i bisogni, la funzionalità e quello che era anche l'ordine e un criterio estetico funzionale di quella che doveva essere appunto la zona abitata dagli uomini.
Ho interrotto gli ampliamenti di Torino perché Venaria appartiene a quel secondo ampliamento quando si fa la Piazza Carlina e la Via Po, perché il mecenate del secondo ampliamento, Carlo Emanuele II, è lo stesso che poi ha costruito la Reggia di Venaria. Quindi era quel momento, 1673, seconda metà del XVII secolo. Ma Torino avrà un altro ampliamento, ormai qui è come un piccolo puzzle che mette insieme i vari pezzi, ed è il quartiere che va appunto verso Porta Susina, questa. Questa lunga qui è la via Garibaldi, che è il vecchio decumano romano. Questo quartiere, ecco qui, centrato ancora una volta su una via ortogonale e su questa piazza, è il quartiere verso Porta Susina. Qui vedete la piazza Savoia, che corrisponde a questa, quindi un nuovo slargo urbanistico che dà respiro al quartiere che viene costruito. Questa è la via cosiddetta del Carmine e vi ricordo che questo edificio qui scuro sul lato è nient'altro che il fianco di Palazzo Barolo che noi abbiamo visitato durante il nostro soggiorno. Proprio in questo quartiere nuovo abbiamo avuto modo di vedere questo edificio significativo per gli affreschi appunto del Legnanino. E qui avete quelli che sono i tre grandi ampliamenti della Torino fra 6 e 700 che diventa, come si diceva allora, veramente una capitale a livello europeo. Non è un caso ricordare che finirà il Ducato e inizierà il Regno di Sardegna proprio a cavallo fra 6 e 700. Ma per non peccare di campanilismo, anche se è chiaro che la mia propensione per Torino è sempre molto forte, ho voluto mettere anche qualche altra cosa per ricordarci che non solo, come dire, nella zona qui padana ci sono grandi interventi, ma anche sicuramente in altre zone. Ecco, questo rettifilo, l'ultimo scorcio di Torino, poi veramente lasciamo questa città, vi fa vedere la via Garibaldi. Guardate, rispetto a certe altre prospettive, mi viene in mente il corso di Ferrara Ercole I, ci sono veramente questi rettifili che creano delle prospettive urbanistiche di grande suggestione e che sono frutto di una pianificazione. Io continuo a dire che anche recentemente, ripassando in via Brera, ho sempre una grande suggestione, perché abbiamo questo corso tortuoso della strada che alterna case modeste, penso al grande palazzo Cusani, che è una vera e propria reggia, perché vuol dire che una città che manca di una guida politica continuativa e permanente nel tempo, costruisce in modo molto disordinato e qualche volta un po' episodico e casuale quelli che sono gli ingrandimenti o quelli che sono i nuovi quartieri della città. Quindi, come dire, non c'è sotto una mente che ha pianificato e pensato tutto quanto. Non solo Torino ha di queste prospettive urbanistiche così precise e molto ben tagliate, ma anche altri scorci possiamo ricordare. Siamo andati a Roma. Roma, la città caotica per eccellenza, con la sua urbanistica così confusa nel corso dei secoli, ha però qualche intervento episodico che non ha saputo modellare tutta la città, ma in certi quartieri troviamo qualche, come dire, volontà pianificatrice da un punto di vista urbanistico. Questa è intervento di primo Cinquecento, la famosa Via Giulia. Corre quasi parallela al corso del Tevere, voluto appunto da Giulio II della Rovere. E vedete come si prospetta di nuovo a questi grandi rettifili che danno slancio, che danno ampliamento, che danno prospettiva urbanistica a una città. In questo caso siamo proprio all'imbocco, quindi con dei palazzi ancora cinquecenteschi e forse un po' cupi, ma verso il fondo veramente diventa più ariosa, un'arteria cittadina dove la vita veramente pulsa in quelli che sono i quartieri che si affacciano su questa grande via. Via Giulia fa seguito ad esempio alla Via Sistina, si parte praticamente da Piazza di Spagna, dietro Piazza di Spagna, e si finirà su quello che poi è l'obelisco e l'abside di Santa Maria Maggiore. Anche qui Papa Sisto V Peretti cerca di regolarizzare questa città veramente così caotica e multiforme, dando delle prospettive di assi viari che abbiano una loro dignità e una loro eleganza. Il confronto, se facessimo il confronto della via Garibaldi di Torino con queste strade romane, certo c'è una grande prospettiva urbana anche qui molto ben organizzata, però vedete che la disomogeneità degli edifici che fanno il fianco della via creano questo movimento in qualche modo più articolato. I piemontesi forse un pochettino più quadrati anche come mentalità, questi fronti dei palazzi tutti quanti sulla stessa linea fino alla fine appunto della via stessa. E direi di finire con questo che è un aspetto più, come dire, spettacolare, tutto sommato anche così scenografico sempre di Roma. Un altro quartiere, perché a Roma dovremmo fare dei ragionamenti urbanistici per quartieri, non c'è un vero e proprio, almeno nel passato, un piano regolatore organico che ha pensato
come rimodificare questa città, proprio perché è talmente, come dire, composita e complessa, si interveniva per zone. Allora vi segnalo quello che sicuramente conoscete, un altro grande, come dire, quartiere sistemato da un punto di vista urbanistico in piena epoca barocca, Piazza del Popolo e il famoso Tridente, Via di Ripetta, Via del Corso, come delle vie principali di Roma, e poi Via del Babuino. Allora, su questa che è la mappa cittadina da un punto di vista così della pianta urbanistica, segnalo quelli che sono le emergenze fondamentali. Via del Corso, questa, con questa vera proprio baionetta che va all'infinito fino a Piazza del Popolo. Sapete che da questa parte siamo sotto l'Altare della Patria, quindi questo è uno dei capolinei appunto della Via del Corso, dall'Altare della Patria fino a Piazza del Popolo. E poi si vede in questa foto aerea l'arrivo di Via del Corso in Piazza del Popolo, scenograficamente pensata appunto in epoca ancora più tarda, con le due chiese gemelle, questa tipologia che si presenta in tantissime parti, anche Torino in Piazza San Carlo ha due chiese gemelle. Anche se la piazza qui è in forma ellittica, perché è un intervento sicuramente successivo, là è un pochettino più regolare con questa piazza regolare, però ogni tanto c'è questo modello della chiesa gemella che in qualche modo crea una quinta scenografica urbanistica della stessa città. E con questo, che è l'elemento, come dire, conclusivo, vediamo ancora una volta, in situazioni diverse, come strade, rettilinee e piazze diventano quello che è proprio il canone con cui l'ingrandimento di una città può essere sviluppata. Siamo partiti dalla città greca che va trovato nella zona residenziale e nell'agorà il suo perno per costruire l'ingrandimento della città, finiamo molti secoli dopo rispetto all'urbanistica greca, nella Roma papalina, nella Roma barocca, con gli stessi elementi urbanistici che hanno creato quello che è stato l'ampliamento delle grandi città moderne. Grazie.